La storia di cui vi andrò a parlare oggi è quella dello Spezia di Italiano, non quello del 2020-2021, ma quello che lo precede, l'anno storico di questo Spezia, l'anno della promozione in A, una promozione che è stata guadagnata con la forza, col sudore, visto che è arrivata attraverso tutta la trafila dei playoff. Ma oggi vorrei riproporre con voi tutto il cammino e le basi che sono state fatte per arrivare a questo grande risultato. Vi auguro una buona visione. Passiamo alla sessione di mercato estiva. Arriva un allenatore che all'epoca non aveva fatto grandi esperienze, aveva sì ottenuto una promozione con il Trapani, aveva sì ottenuto una buona salvezza con l'Arzignano Valcampo, ma ancora non aveva fatto una grande esperienza, una grande squadra di Serie B. Sto parlando di Vincenzo Italiano, un allenatore che ha un'idea, un gioco originale e che era pronto a metterlo a disposizione di uno Spezia che aveva bisogno di una propria identità calcistica dopo anni passati fra alti e bassi. Il suo compito, quello di portare la squadra fuori dalla zona retrocessione con una salvezza molto tranquilla e magari puntare a una posizione nei playoff. Quello che succederà poi, beh, lo sapete. Arriveranno anche molti acquisti importanti, ci sono delle scommesse. Scommesse che a volte sono fruttate, altre che invece non hanno dato i frutti sperati. Ovviamente sto parlando di un Wurmzorg su quale si era investito parecchio, che dopo 6 mesi se ne andrà, e invece giocatori che in 6 mesi si sono presi la squadra, come Mbalanzola, che è diventato in 6 mesi appunto punto cardine di questa squadra. Oltretutto abbiamo il ricongiungimento dei gemelli Ricci. Matteo era arrivato già nella stagione precedente e ora arriverà in prestito dal Sassuolo anche Federico. La squadra è formata, è un organico completo, una rosa ampia. L'allenatore sta pian piano infondendo le proprie idee di gioco e si arriva alla prima giornata di campionato contro il Cittadella, una squadra che l'anno scorso era stata tanto così vicina all'arrivo in Serie A. Alla fine finirà 3-0. Bastano 3 gol dal 48esimo al 62esimo per sciogliere i padroni di casa. A segno proprio Federico Ricci, insieme a Galabinov e a Capitan Mora. Dopo la prima vittoria con il Cittadella, però, la squadra italiana sembra non girare. Lo Spezia non riesce a esprimere il gioco espresso nella prima giornata di campionato e colleziona una serie di risultati negativi che arrivano fino all'ottava giornata. Tra i più celebri, ovviamente, ricordiamo quello fuori casa contro l'Ascoli, con un 3-0 secco che non ha visto storia, e l'inaspettata sconfitta contro il Trapani, che fino a quel momento faticava a ingranare il gioco ed era nelle zone più basse della classifica, per 4-2. I dubbi di Italiano sono tanti, ma soprattutto i dubbi sulla squadra aleggiano, perché la squadra ormai si ritrova a ridosso della zona retrocessione, i risultati non arrivano. Poi cambia tutto. Forse alcuni giocatori iniziano a ingranare, si sbloccano. Possiamo partire dalla difesa. Martin Erlich si prende il campo insieme a un certo Riccardo Marchizza, che si riscopre play basso alla fine. Da terzino centrale riesce a impostare il gioco dal basso come vuole l'italiano e con assoluta precisione. Lì davanti poi ci pensa Andrei Galabinov, una punta interessante. Poi c'è un'altra scoperta, quello dell'islandese Guðjónsson, che sì, alla fine dell'anno totalizzerà solo 2 reti in 15 presenze, ma lì davanti farà sentire la sua prestanza fisica. Poi il centrocampo gira, Bartolomei, Mora, Ricci sono forse i centrocampisti più in forma del campionato e i risultati iniziano ad arrivare. Prima la vittoria col Pescara, poi un illustre pareggio con il Chievo Verona, riportano più in alto la squadra rispetto alla zona playout. Qui si inizia a vedere il gioco italiano, la cosiddetta strisciata come la intende lui. Un gioco che inizia dal basso, poi parte dalla sinistra e finisce sulla destra, che non dà punti di riferimento agli avversari, un gioco sempre imprevedibile che finalmente inizia a premiare. Alla fine lo Spezia terminerà il suo girone di andata con un successo molto pesante contro la Salernitana per 2-1. Forse da qui qualcuno inizia a sperare in una posizione playoff. La squadra italiana sembra aver trovato una quadra, non riesce più a dare punti di riferimento e in più è inarrestabile. Nel mercato di gennaio arriva un certo Mbalanzolà, si prende il posto da titolare, è l'attaccante che serviva a Italiano e lo Spezia non si ferma più, colleziona una serie di vittorie importantissime, forse una delle più importanti, quella contro il Perugia per 3-0, ma anche quella contro l'Ascoli che ha permesso di andare sempre più in alto in classifica, e forse l'unico stop che arriverà dopo tante giornate è quello con il Benevento, ormai lanciata verso la vittoria del campionato per 3-1. Uno stop che però non arresta psicologicamente i giocatori di Italiano, che subito dopo collezioneranno subito un'altra prestazione di livello. Da qui in poi sarà un loop continuo. Cade solo una volta lo Spezia in casa della Juve Stabia per un 3-1 che
è un risultato poco veritiero perché la prestazione comunque c'era stata, ma da lì in poi saranno solamente successi o pareggi che porteranno la squadra italiana a fine campionato al terzo posto, complice anche la ricaduta nelle ultime giornate di Frosinone e Empoli che hanno permesso alla squadra italiana di scalare fino ad arrivare al terzo posto, magari con qualche rimpianto visto che il Crotone era forse a solo 7 lunghezze dal secondo posto, quindi la promozione diretta. Arriviamo ai playoff. Lo Spezia si ritroverà ad affrontare in semifinale il Chievo, passa abbastanza agevolmente, certo con qualche brivido, ma alla fine ci riesce e approda in finale. Ad attenderla un Frosinone che ha fatto una scalata dall'ottavo posto da una squadra che ormai veniva data per morta, Nestor è riuscito a tirare fuori i leoni dai propri giocatori, i leoni interiori che erano riusciti a fare rimonti impensabili, la più importante, quella contro il Pordenone. Un recupero in extremis al girone di ritorno che ha permesso alla squadra di Nesta di arrivare in finale, ad attendergli uno Spezia che ora poteva sognare, e alla fine ne uscì trionfante perché sì, il Frosinone ha collezionato un pareggio, alla fine riuscì a pareggiarla con la partita Marcus Rodien, pareggio che non valse nulla visto che il Frosinone ha terminato il campionato all'ottavo posto e lo Spezia al terzo. Spezia, qui inizia il sogno, una squadra che era venuta su per un campionato tranquillo, proiettata in Serie A. Arriviamo alla stagione in Serie A. Qui lo Spezia fa una rivoluzione, mantiene i protagonisti della scorsa stagione, riconferma Nzola, riconferma Bartolomei, riconferma Erlich, Marchizza. Arrivano però anche giovani promesse, anche se sulla carta sembra una squadra destinata a una retrocessione, visto l'organico con molte incognite, però sono incognite vincenti, sono scommesse vincenti, perché tra i protagonisti troviamo Tommaso Pobega, un giocatore che al momento in cui sto registrando il video è uno dei più in forma del campionato. Insieme a lui tanti ritorni di stile, forse uno dei tanti quello di Rafael in porta dal primo minuto, che colleziona anche un assist molto importante, e il ritorno in Italia di Daniele Verde, uno delle stelle emergenti di qualche anno fa, sto parlando della stagione 2014-2015, con la Roma, che era finito ad Atene prima di ritornare in patria proprio qui con lo Spezia. Tanti nomi, una campagna di acquisto corposa e soprattutto una rosa che conta più di 30 giocatori. Questa forse sarà l'arma in più per questo Spezia in questa prima parte di campionato, perché all'attivo, il giorno in cui sto registrando, il 12 novembre, l'italiano ha collezionato 8 punti e forse si è ripreso la rivincita più grande. Infatti, se il Benevento ha fermato la rincorsa dello Spezia all'andata e al ritorno l'anno scorso in Serie B, lo Spezia si prende la sua rivincita 3-0 secco, doppietta di Nzola e vittoria che sa di rivincita e soprattutto di rivalsa, perché contro un avversario diretto lo Spezia si porta a più 8, superando il Benevento in classifica e ottenendo una posizione dignitosa che fa ben sperare in vista della fine di questo campionato in uno Spezia che possa realizzare un altro sogno, quello della salvezza in A, la prima salvezza storica in A dello Spezia. Spero che questo racconto vi sia piaciuto, non so come sia avvenuto, sicuramente posso migliorare e do ampi margini di miglioramento. Ciò che mi interessa è che voi diciate la vostra qui sotto, mi raccomando, commentate ed iscrivetevi al canale se il progetto vi possa piacere. Sto cercando di raccogliere intervistati per portare nuovi contenuti oltre ai classici post partita. Il progetto è nuovo, ho riniziato da capo un canale da zero. Mi raccomando, supportatemi come potete fare condividendo il video e soprattutto dandomi consigli e nuove idee e spunti per i video, sempre a tema sport. Bella!